Quando parlo di Lombardia concreta intendo misure concrete, non chiacchiere. Certo, i grandi principi, la filosofia va bene, ma noi siamo gente concreta e mettiamo delle risorse a disposizione di azioni. E per contrastare la violenza sulle donne abbiamo deliberato un finanziamento di 625.000 euro per accordi di collaborazione con i comuni che siano coordinatori di reti territoriali antiviolenza. Gli obiettivi sono quello di potenziare i servizi rivolti alle donne e ai loro figli minori vittime di violenza di genere o di stalking e potenziare la rete regionale antiviolenza. I destinatari comuni, coordinatori di reti territoriali antiviolenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ovvero capoluogo di provincia, finché le province rimarranno, e comunque sono i comuni che attualmente hanno questa caratteristica. Questa è una delle tre delibere. Torniamo adesso a quella dell'assestamento di bilancio, perché sono 262 milioni di euro per la Lombardia, complessivamente in queste tre aree, territorio, infrastrutture, 107 milioni di euro, per l'economia 85,7 e per il sistema di welfare, cominciamo a chiamarlo così, sanità, sociosanitario, quasi 70 milioni di euro. L'altra delibera, le altre due, sono per gli accordi di competitività e per i bandi reti di impresa e smart cities. Mario Mazzini ha presentato anche un'informativa su un'iniziativa di attuazione della legge che porta il suo nome, la legge regionale, la legge impresa Lombardia, che è la semplificazione. A seguito di un processo che ha guidato lui assieme al professor Giulio Sapelli sulla semplificazione, in una serie di audizioni, è stato concluso il lavoro, un eccellente report che sarà studiato in questa settimana, e venerdì prossimo al 39esimo piano mattina faremo un incontro aperto anche alla stampa naturalmente con tutti gli stakeholders della Lombardia per illustrare le iniziative concrete, questa volta uso questo aggettivo, per la semplificazione, tema assai caro al mondo delle imprese. I miei assessori, non solo questi due, sono così bravi che non ho nessuna intenzione di cambiarli. Naturalmente questo anticipo forse una domanda. Ho letto tante cose su un impasto in vista con nomi che leggo sui giornali, ma che non sta né in cielo né in terra questa cosa, no? Sull'evoluzione, sulla riforma e sull'evoluzione del sistema, anche qui confermo quello che ho detto in consiglio l'altro giorno. Entro il 30 giugno presenteremo il libro bianco sul sistema sociosanitario, il uso singolare, il sistema sociosanitario, senza neanche il trattino in mezzo, perché è evidente la necessità di integrare i due sistemi. Il 30% di chi utilizza il sistema sociosanitario lombardo è affetto da cronicità, e non parlo solo degli anziani non autosufficienti, anche i giovani, i bambini. Stamattina ero a Bosigio Parini a visitare un centro di eccellenza, un IRCCS, il più importante centro italiano che cura l'infanzia, i bambini affetti da cronicità, da malattie neuro degenerative e non solo, anche a seguito di traumi. E ho incontrato lì, tra l'altro, dei genitori che venivano da altre regioni, dalla campagna, che si lamentavano del fatto che nelle loro regioni una struttura così non c'è e mi chiedevano aiuto. Questa integrazione è fondamentale, quindi entro il 30 giugno presenteremo il libro bianco che illustrerà le linee di evoluzione, useremo il mese di luglio per aprire il confronto con tutti coloro che sono interessati a dirci cosa ne pensano, in primo luogo gli operatori, ma anche gli utenti, ma anche i malati, ma anche tutti gli stakeholders lombardi. Entro fine luglio presentiamo la proposta di legge di riforma del sistema, che poi sarà discussa in autunno. Ci sono regioni in cui c'è un unico assessorato, l'assessorato welfare. La mia esperienza di ministro del welfare va in questo senso. Io sono favorevole a questo e penso che questa
valutazione finale, la decisione finale. Alla guida dell'assessorato un tecnico, che cosa vuol dire un tecnico? Però un esterno, un professore, un medico, ci deve essere una persona capace, che sappia governare la complessità del sistema, che sia una persona onesta e che abbia competenze. Però questo, quando sarà il momento, decideremo alla fine del processo naturalmente di riforma, che passa attraverso la condivisione del Consiglio regionale e l'approvazione della riforma stessa. Ma i tempi sono questi: 30 giugno presentazione del libro bianco, luglio discussione, dibattito, confronto aperto a tutti, definizione delle nuove regole e da settembre in poi discussione e entro fine anno approvazione. Il problema dei partiti lo risolvono i partiti. Un candidato che non è stato eletto è un problema del partito. La regione non è il refugio un peccatorum di chi non è riuscito ad ottenere una. La regione Lombardia è una regione di eccellenza, deve rimanere e rimarrà. Qui servono le persone che servono. E le persone che servono ci sono, e sono gli assessori attuali. Poi capisco che questa campagna elettorale all'esito ha avuto delle ripercussioni, perché però non è che noi dobbiamo prendere necessariamente qualcuno che non è riuscito ad essere eletto, non esiste questa regola qua. Quindi smentisco, non devo smentire niente, perché sono illazioni che avete fatto voi, che qualche giornale ha fatto. No, io non ho ricevuto nessuna richiesta, e se anche l'avessi ricevuta, se questo è il contenuto, e cioè devi prendere a fare l'assessore uno che non è stato eletto, direi no grazie, non mi interessa, non va bene, non è giusto e non lo farò. Non lo farei se me lo chiedessero, ma siccome sanno come sono fatto, nessuno me l'ha chiesto. Oggi il Consiglio dei Ministri alle 17 si riunisce, vedremo quale ne sarà l'esito. Io, a scanso di equivoci, ieri ho rimandato al Presidente del Consiglio e al Ministro Martina, via PEC, posta certificata, la lettera che gli avevo mandato il 4 di marzo con l'elenco di tutte le richieste, che non sono solo i poteri a cantone, perché il 4 di marzo la questione del cantone non c'era. C'era una serie numerosa di richieste che riguardano i finanziamenti, per esempio per le opere connesse. Di questa ventina di richieste, per onestà, nella lettera ho scritto anche le 4 che hanno avuto un esito, cioè una risposta, che sono un provvedimento, un decreto del Ministro dell'Ambiente che doveva dare una certa autorizzazione, le risorse per altre opere. Però delle 20 richieste, 4 sono state, ho avuto risposta e le altre 16 no. Quindi gliel'ho rimandata ieri, perché oggi il governo può cogliere l'occasione del decreto annunciato per metterci anche, per esempio, la riunione del CIPE che doveva approvare la defiscalizzazione per la pedemontana, promessa a dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, siamo a giugno, ancora non c'è. E questa è una criticità. Da ultimo, nel decreto oggi mi è stato annunciato che verrà anche messa la questione del trasferimento delle azioni sulle società che gestiscono infrastrutture dalla provincia di Milano alla regione Lombardia. È già legge questo, ma abbiamo concordato con il Comune di Milano una modifica a quella norma, e se ci sarà ci occuperemo subito di questo, e spero che venga messa. Però attendiamo fiduciosi. La mia, lo ripeto, non è stata una polemica per fare lo scaricabarile, è stato un allarme, perché sono passati 40 giorni, più di 40 giorni dall'annuncio della presa in carico del dottor Cantone della questione, e ancora non si è fatto nulla. Quindi mi auguro che oggi il governo agisca, così possiamo continuare con l'impegno di prevenzione.